L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un progetto per l'ambiente ideato nel 2015 dai membri dell'ONU. Essa comprende 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, Sustainable Development Goals, SDGs, in un grande programma d'azione per un totale di 169 traguardi. L'avvio ufficiale degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile è stato all'inizio del 2016, programmando obiettivi da raggiungere per i seguenti 15 anni, cioè entro il 2030. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono tratti dagli obiettivi di sviluppo del millennio, Millennium Development Goals, che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo. La lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, ad esempio. Obiettivi comuni significa obiettivi che riguardano tutti i paesi e tutti gli individui. Nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. Ma ora osserviamo attentamente i 17 punti, cercando anche di capire cosa noi possiamo fare nel nostro piccolo al fine di raggiungere i diversi obiettivi. Punto 1. Sconfiggere la povertà. In confronto al 36% del 1990, la percentuale di persone che vivono in povertà a livello mondiale è scesa al 10% nel 2015, ma la crisi per Covid-19 rischia di far regredire la situazione. Come suggerisce l'UNO, World Institute for Development Economics Research, la percentuale di persone in povertà potrebbe raggiungere l'8% della popolazione attuale, cioè mezzo miliardo di persone a causa della pandemia. Più di 700 milioni di persone al mondo vivono attualmente in estrema povertà, in particolare nelle zone rurali e specialmente dell'Africa subsahariana, ed anche possedere un lavoro non garantisce una vita dignitosa, come i dati del 2018 suggeriscono, affermando che l'8% dei lavoratori mondiali vive in estrema povertà. Ciò che ogni cittadino può fare è, ad esempio, donare alle associazioni che si occupano del campo della povertà. Un gesto del genere può sembrare qualcosa di piccolo, ma può aiutare a cambiare l'intera vita di un individuo. Punto 2. Sconfiggere la fame. Nel 2015, dopo anni di costante declino, il numero di persone che soffrono la fame ha cominciato a riaumentare. Attualmente quasi 690 milioni di persone vivono nella fame, cioè l'8,9% della popolazione mondiale, in costante aumento di più di 10 milioni di persone all'anno, il che rende difficile il raggiungimento dell'obiettivo zero fame entro il 2030. Durante la pandemia di Covid-19, il numero di affamati potrebbe raddoppiare entro la fine del 2020. Con oltre un quarto di miliardo di persone potenzialmente sull'orlo della fame, è necessario intraprendere un'azione rapida per fornire cibo e aiuti umanitari alle regioni più a rischio. Inoltre, per sfamare l'intera popolazione attuale di affamati e non, e gli altri 2 miliardi di persone che si aggiungeranno entro il 2050, è necessario un aumento della produttività agricola e una produzione alimentare sostenibile per aiutare ad alleviare i pericoli della fame. Anche noi cittadini possiamo contribuire a tutto ciò, supportando un tipo di agricoltura biologica e aiutando le associazioni che ogni giorno cercano di sfamare i bisognosi anche del nostro territorio. Punto 3. Salute e benessere. Garantire la salute ed il benessere di ogni individuo è essenziale per lo sviluppo sostenibile, ma la crisi sanitaria causata dal Covid-19 sta diffondendo sofferenza umana, destabilizzando l'economia globale e sconvolgendo la vita di miliardi di persone in tutto il mondo. Prima della pandemia erano stati compiuti grandi progressi per garantire salute e igiene ad ogni individuo del globo. L'obiettivo è quello di creare un sistema sanitario funzionante anche nelle zone rurali dell'Africa, per affrontare emergenze persistenti. Le emergenze sanitarie come la pandemia di Covid-19 rappresentano un rischio globale e richiedono un intervento immediato ed efficace da parte delle Nazioni Unite. Uno degli elementi più indispensabili per garantire la salute di tutti gli individui del mondo sono i finanziamenti di cui necessitano le strutture sanitarie e la ricerca, a cui ogni cittadino può contribuire attraverso le associazioni competenti. Punto 4. Istruzione di qualità. L'istruzione rappresenta un tassello fondamentale per la crescita socio-economica e nel corso dei decenni ci sono stati grandi progressi per garantire ad ogni individuo una buona formazione scolastica.
Tuttavia, a partire dal 2018, circa un quinto dei bambini di tutto il mondo non riceve ancora un'istruzione adeguata. E più della metà di tutti i bambini e gli adolescenti in tutto il mondo non soddisfano gli standard minimi di competenza in lettura e matematica. Nel 2020, a causa della pandemia da Covid-19, circa il 91% delle scuole mondiali ha dichiarato chiusura temporanea, mettendo in difficoltà anche quegli studenti che dipendono dai pranzi scolastici, costringendoli a dover cercare altri modi per nutrirsi. La pandemia globale ha conseguenze di vasta portata che possono mettere a repentaglio i risultati ottenuti con fatica nel miglioramento dell'educazione globale. La DAD, didattica a distanza, può essere un'alternativa momentanea per garantire una continuità degli studi, ma non può sostituire le lezioni in presenza. È necessario rispettare le norme imposte dai governi per contenere il contagio, al fine di poter uscire il più presto possibile da questo male che affligge l'intero globo attualmente. Punto 5. Parità di genere. L'uguaglianza di genere è un fondamento necessario per un mondo pacifico, prospero e sostenibile. Ci sono stati progressi negli ultimi decenni. Più ragazze vanno a scuola, meno ragazze sono costrette a sposarsi precocemente, più donne prestano servizio in Parlamento e posizioni di leadership, e le leggi sono in fase di riforma per promuovere l'uguaglianza di genere. Nonostante questi guadagni, molte donne continuano a essere sottorappresentate a tutti i livelli di leadership politica. E una donna su 5 riferisce di aver subito violenza fisica o sessuale da parte di un partner intimo entro un periodo di 12 mesi. Gli effetti della pandemia per Covid-19 potrebbero invertire i limitati progressi compiuti sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne. L'epidemia di coronavirus aggrava le disparità esistenti per donne e ragazze in ogni ambito, dalla salute all'economia, alla sicurezza e alla protezione sociale. Le donne svolgono un ruolo essenziale durante la lotta contro il virus, rientrando tra medici in prima linea e badanti a casa. Il lavoro di cura non retribuito delle donne è aumentato in modo significativo a causa della chiusura delle scuole e dell'aumento dei bisogni delle persone anziane. Le donne sono anche più duramente colpite dagli impatti economici del Covid-19, poiché molte lavorano in mercati del lavoro precari. Quasi il 60% delle donne lavora nell'economia informale, il che le espone a un rischio maggiore di cadere in povertà. La pandemia ha anche portato a un forte aumento della violenza contro donne e ragazze. Con le misure di isolamento in atto, molte donne sono intrappolate a casa con i loro aggressori, lottando per accedere a servizi che soffrono di tagli e restrizioni. È necessario segnalare questi eventi per porre la loro fine e per difendere tutte le donne che ne sono vittime. Punto 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Nonostante i progressi, miliardi di persone, per lo più nelle aree rurali, non dispongono ancora di servizi igienici e acqua potabile a sufficienza. In tutto il mondo, una persona su 3 non ha accesso ad acqua potabile sicura, 2 persone su 5 non hanno una struttura di base per lavarsi le mani con acqua e sapone, e più di 673 milioni di persone praticano ancora la defecazione all'aperto. La pandemia di Covid-19 ha dimostrato l'importanza fondamentale dei servizi igienico-sanitari, dell'igiene e di un accesso adeguato all'acqua pulita per prevenire e contenere le malattie. L'igiene delle mani salva vite. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci che possono essere intraprese per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, incluso il virus Covid-19. Eppure, miliardi di persone non dispongono ancora di servizi igienici per l'acqua potabile e il finanziamento è inadeguato. È necessario che ogni cittadino eviti gli sprechi d'acqua per garantirla a chi ne ha estremo bisogno e ognuno può donare alle associazioni competenti per contribuire ai finanziamenti. Punto 7. Energia pulita e accessibile. Il mondo sta facendo progressi verso l'obiettivo 7, con segnali incoraggianti che l'energia sta diventando più sostenibile e ampiamente disponibile. L'accesso all'elettricità, nei paesi più poveri, ha iniziato ad accelerare. L'efficienza energetica continua a migliorare e l'energia rinnovabile sta ottenendo notevoli guadagni nel settore elettrico. Tuttavia, è necessaria un'attenzione più mirata per migliorare l'accesso a combustibili e tecnologie puliti e sicuri, espandere l'uso di energie rinnovabili oltre il settore elettrico e aumentare l'elettrificazione nell'Africa subsahariana.
L'Energy Progress Report fornisce uno schema globale per registrare i progressi in materia di accesso all'energia, efficienza energetica ed energia rinnovabile. Valuta i progressi compiuti da ciascun paese su questi tre pilastri e fornisce un'istantanea di quanto il mondo sia lontano dal raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030. Anche a livello individuale è importante ridurre gli sprechi di elettricità, che avvengono soprattutto attraverso la luce utilizzata nelle abitazioni, che dovrebbe essere inutilizzata se non necessaria. In più, ognuno può contribuire all'utilizzo delle energie sostenibili, attrezzando le proprie abitazioni con pannelli fotovoltaici. Punto 8. Lavoro dignitoso e crescita economica. Una crescita economica sostenuta e inclusiva può guidare il progresso, creare posti di lavoro dignitosi per tutti e migliorare il tenore di vita. La pandemia di Covid-19 ha sconvolto miliardi di vite e messo in pericolo l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale, FMI, prevede una recessione globale più drammatica rispetto al 2009. Con l'aumento della perdita di posti di lavoro, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che quasi la metà della forza lavoro globale rischia di perdere i propri mezzi di sussistenza. Anche prima dello scoppio del Covid-19, un paese su cinque avrebbe probabilmente visto il proprio reddito stagnare o diminuire nel 2020. Ora, gli shock economici e finanziari associati al Covid-19, provocati dalla interruzione della produzione industriale, dal calo dei prezzi delle materie prime, dalla volatilità dei mercati finanziari e dalla crescente insicurezza, stanno facendo deragliare la già tiepida crescita economica e aggravando i rischi accresciuti da altri fattori. In questo periodo è nostro dovere supportare anche le piccole imprese, puntando su prodotti di qualità forniti da onesti lavoratori che, grazie al nostro aiuto, potrebbero non rischiare di perdere il proprio posto di lavoro, contribuendo alla ripresa dell'economia. Punto 9. Imprese, innovazione ed infrastrutture. L'industrializzazione inclusiva e sostenibile, insieme alle innovazioni e alle infrastrutture, può liberare forze economiche dinamiche e competitive, che generano occupazione e reddito. I paesi meno sviluppati, in particolare, devono accelerare lo sviluppo del loro settore manifatturiero, se vogliono raggiungere l'obiettivo del 2030 e aumentare gli investimenti nella ricerca scientifica e nell'innovazione. L'innovazione e il progresso tecnologico sono fondamentali per trovare soluzioni durature alle sfide economiche e ambientali, come l'aumento delle risorse e l'efficienza energetica. In termini di infrastrutture di comunicazione, più della metà della popolazione mondiale è ora online e quasi l'intera popolazione mondiale vive in un'area coperta da una rete mobile. La pandemia di coronavirus ha rivelato l'urgente necessità di infrastrutture resilienti. La Banca Asiatica di Sviluppo osserva che le infrastrutture critiche nella regione rimangono lungi dall'essere adeguate in molti paesi, nonostante la rapida crescita economica e lo sviluppo che la regione ha registrato nell'ultimo decennio. L'indagine economica e sociale dell'Asia e del Pacifico evidenzia che rendere le infrastrutture resilienti ai disastri e ai cambiamenti climatici richiederà un investimento aggiuntivo di 434 miliardi di dollari all'anno. Al giorno d'oggi è essenziale avere la possibilità di navigare in rete, per rimanere in contatto con il resto del mondo. Punto 10. Ridurre le disuguaglianze. Ridurre le disuguaglianze e garantire che nessuno venga lasciato indietro sono parte integrante del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La disuguaglianza all'interno e tra i paesi è motivo di preoccupazione persistente. Nonostante la presenza di alcuni segnali positivi, come la riduzione della disuguaglianza relativa di reddito in alcuni paesi e lo status commerciale preferenziale a vantaggio dei paesi a basso reddito, la disuguaglianza persiste. La pandemia di Covid-19 ha approfondito le disuguaglianze esistenti, colpendo le comunità più povere e vulnerabili, nel modo più duro. Ha messo in luce le disuguaglianze economiche e le fragili reti di sicurezza sociale, che lasciano le comunità vulnerabili a sopportare il peso maggiore della crisi. Allo stesso tempo, le disuguaglianze sociali, politiche ed economiche hanno amplificato gli impatti della pandemia. Il Covid-19 mette anche a rischio i limitati progressi compiuti negli ultimi decenni sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne.
Le disuguaglianze si stanno accentuando anche per le popolazioni vulnerabili nei paesi con sistemi sanitari più deboli e per coloro che devono affrontare le crisi umanitarie esistenti. I rifugiati e i migranti, così come le popolazioni indigene, gli anziani, le persone con disabilità e i bambini, sono particolarmente a rischio di essere lasciati indietro. L'incitamento all'odio contro i gruppi vulnerabili è in aumento, ed è per questo che è dovere di ogni individuo intervenire dinanzi ad atti di razzismo e di discriminazione, per abbattere tutti i muri presenti tra le relazioni umane. Punto 11. Città e comunità sostenibili. Il mondo sta diventando sempre più urbanizzato. Dal 2007, più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, e si prevede che tale quota raggiungerà il 60% entro il 2030. Le città e le aree metropolitane sono i motori della crescita economica e contribuiscono circa al 60% del PIL globale. Tuttavia, rappresentano anche circa il 70% delle emissioni globali di carbonio e oltre il 60% dell'uso delle risorse. La rapida urbanizzazione si traduce in un numero crescente di abitanti delle baraccopoli, infrastrutture e servizi inadeguati e sovraccarichi, un peggioramento dell'inquinamento atmosferico e un'espansione urbana non pianificata. L'impatto del Covid-19 sarà più devastante nelle aree urbane povere e densamente popolate, soprattutto per il miliardo di persone che vivono in insediamenti informali e baraccopoli in tutto il mondo, dove il sovraffollamento rende anche difficile seguire le misure raccomandate, come la distanza sociale e l'autoisolamento. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Alimentazione, la FAO, ha avvertito che la fame e le vittime potrebbero aumentare in modo significativo nelle aree urbane, senza misure per garantire che i residenti poveri e vulnerabili abbiano accesso al cibo. Ognuno può contribuire alla crescita della sostenibilità globale, soprattutto aiutando coloro che si trovano più in difficoltà. Punto 12. Consumo e produzione responsabili. Il consumo e la produzione mondiale si basano sull'uso dell'ambiente naturale e delle risorse in un modo che continua ad avere impatti distruttivi sul pianeta. Il progresso economico e sociale dell'ultimo secolo è stato accompagnato dal degrado ambientale che sta mettendo in pericolo gli stessi sistemi da cui dipende il nostro sviluppo futuro, anzi, la nostra stessa sopravvivenza. Ogni anno, circa un terzo di tutto il cibo prodotto finisce per marcire nei cassonetti dei consumatori e dei rivenditori, o a causa delle cattive pratiche di trasporto e raccolta. Se le persone in tutto il mondo passassero a lampadine a basso consumo energetico, il mondo risparmierebbe 120 miliardi di dollari l'anno. Se la popolazione mondiale dovesse raggiungere i 9,6 miliardi entro il 2050, potrebbe essere necessario l'equivalente di quasi tre pianeti per fornire le risorse naturali necessarie a sostenere gli attuali stili di vita. La pandemia di Covid-19 offre ai paesi l'opportunità di costruire piani di ripresa che interverranno le tendenze attuali e cambieranno i nostri modelli di consumo e produzione verso un futuro più sostenibile. Il consumo e la produzione sostenibili significano fare di più e meglio con meno. Si tratta anche di disaccoppiare la crescita economica dal degrado ambientale, aumentare l'efficienza delle risorse e promuovere stili di vita sostenibili. Il consumo e la produzione sostenibili possono anche contribuire in modo sostanziale alla riduzione della povertà e alla transizione verso economie a basse emissioni di carbonio e verdi. Ogni cittadino deve cercare di evitare il consumo eccessivo di materiali, acquistando consapevolmente e sfruttando fino all'ultimo ogni risorsa, puntando a cibo, materiali e qualsiasi altro tipo di oggettistica ricavata in maniera ecologica con processi sostenibili. Inoltre, ognuno può contribuire alla raccolta differenziata nella propria abitazione, garantendo il riutilizzo dei materiali al fine di diminuire l'inquinamento. Punto 13. Lotta contro il cambiamento climatico. Il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato e la fine del decennio più caldo, tra il 2010 e il 2019. I livelli di anidride carbonica e altri gas serra nell'atmosfera sono saliti a nuovi record lo scorso anno. Il cambiamento climatico sta interessando tutti i paesi di ogni continente. Sta sconvolgendo le economie nazionali e influenzando vite. I modelli meteorologici stanno cambiando, il livello del mare è in aumento
e gli eventi meteorologici stanno diventando più estremi. Sebbene le emissioni di gas a effetto serra dovrebbero diminuire di circa il 6% nel 2020, a causa dei divieti di viaggio e dei rallentamenti economici derivati dalla pandemia, questo miglioramento è solo temporaneo. Il cambiamento climatico non è in pausa. Una volta che l'economia globale inizierà a riprendersi dalla pandemia, le emissioni dovrebbero tornare a livelli più elevati. L'accordo di Parigi, adottato nel 2015, mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, mantenendo un aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto dei 2 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali. L'accordo mira anche a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, attraverso flussi finanziari appropriati, un nuovo quadro tecnologico e un sistema di rafforzamento delle capacità. Molti individui, inconsapevolmente, contribuiscono al riscaldamento globale attraverso l'utilizzo di dispositivi inquinanti, come i condizionatori, il cui utilizzo andrebbe assolutamente eliminato per raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2030. Punto 14. Vita sott'acqua. L'oceano guida i sistemi globali che rendono la Terra abitabile per l'umanità. La nostra acqua piovana, l'acqua potabile, il clima, le coste, gran parte del nostro cibo e persino l'ossigeno nell'aria che respiriamo sono tutti forniti e regolati in ultima analisi dal mare. Una gestione attenta di questa risorsa globale è essenziale ed è una caratteristica fondamentale di un futuro sostenibile. Tuttavia, al momento, c'è un continuo deterioramento delle acque costiere a causa dell'inquinamento e dell'acidificazione degli oceani, che sta avendo un effetto avverso sul funzionamento degli ecosistemi e sulla biodiversità. Ciò ha anche un impatto negativo sulla pesca su piccola scala. Salvare il nostro oceano deve rimanere una priorità. La biodiversità marina è fondamentale per la salute delle persone e del nostro pianeta. Le aree marine protette devono essere gestite in modo efficace e dotate di risorse adeguate e devono essere adottate norme per ridurre la pesca eccessiva, l'inquinamento marino e l'acidificazione degli oceani. Ognuno di noi può recarsi sulle spiagge della propria zona e, dotato di guanti e sacchi per la spazzatura, raccogliere i rifiuti inquinanti reperibili tra la sabbia, per aiutare a garantire la pulizia dei mari e degli oceani. Punto 15. Vita sulla Terra. La natura è fondamentale per la nostra sopravvivenza. La natura ci fornisce il nostro ossigeno, regola i nostri modelli meteorologici, impollina i nostri raccolti, produce cibo, mangimi e fibre. Ma è sotto stress crescente. L'attività umana ha alterato quasi il 75% della superficie terrestre, comprimendo la fauna selvatica e la natura in un angolo sempre più piccolo del pianeta. Secondo il Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service del 2019, circa 1 milione di specie animali e vegetali sono minacciate di estinzione, molte entro decenni. La deforestazione e la desertificazione, causate dalle attività umane e dai cambiamenti climatici, pongono sfide importanti allo sviluppo sostenibile e hanno influito sulla vita e sui mezzi di sussistenza di milioni di persone. Le foreste sono di vitale importanza per sostenere la vita sulla Terra e svolgono un ruolo importante nella lotta al cambiamento climatico. E investire nel ripristino della Terra è fondamentale per migliorare i mezzi di sussistenza, ridurre le vulnerabilità e ridurre i rischi per l'economia. Anche in questo caso è possibile recarsi nelle foreste e nelle praterie della propria zona e raccogliere i rifiuti sparsi tra la vegetazione, per aiutare a garantire il benessere della flora e della fauna. Punto 16. Pace, giustizia e istituzioni solide. Conflitti, insicurezza, istituzioni deboli e accesso limitato alla giustizia rimangono una grande minaccia per lo sviluppo sostenibile. Il numero di persone in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti ha superato i 70 milioni nel 2018, il livello più alto registrato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, in quasi 70 anni. Nel 2019 le Nazioni Unite hanno monitorato 357 uccisioni e 30 sparizioni forzate di difensori dei diritti umani, giornalisti e sindacalisti in 47 paesi. E le nascite di circa un bambino su 4 al di sotto di 5 anni nel mondo non vengono mai registrate ufficialmente, privandoli di una prova d'identità giuridica fondamentale per la tutela dei loro diritti e per l'accesso alla giustizia e ai servizi sociali. Punto 17. Alleanza per raggiungere gli obiettivi.
Tutti gli obiettivi possono essere raggiunti solo con forti partnership e cooperazioni globali. Un'agenda di sviluppo di successo richiede partnership inclusive, a livello globale, regionale, nazionale e locale, costruite su principi e valori e su una visione condivisa ed obiettivi condivisi, che mettono al centro le persone e il pianeta. Molti paesi richiedono l'assistenza ufficiale allo sviluppo per incoraggiare la crescita e il commercio. Tuttavia, i livelli degli aiuti stanno diminuendo e i paesi donatori non sono stati all'altezza della loro promessa di aumentare i finanziamenti allo sviluppo. A causa della pandemia di Covid-19, si prevede che l'economia globale si contrarrà bruscamente, del 3% nel 2020, vivendo la sua peggiore recessione dalla Grande Depressione. Ora più che mai è necessaria una forte cooperazione internazionale per garantire che i paesi abbiano i mezzi per riprendersi dalla pandemia, ricostruire meglio e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Anche ognuno di noi ha il dovere di parlare con i suoi conoscenti dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in modo tale che ognuno possa contribuirvi adeguatamente. Se pensiamo che anche solo uno dei 17 punti non ci riguardi, dobbiamo ricordarci che la nostra casa non consiste solo nelle quattro mura che delimitano la nostra cucina, il nostro salotto, il nostro bagno e la nostra cameretta, bensì il mondo intero è la nostra vera casa, e dobbiamo imparare a prendercene cura, per garantire un futuro solido a noi stessi e alle generazioni che verranno.